Annunci di progetti contraddittori che hanno minato la credibilità l'uno dell'altro, considerati ultime spiagge, quando in realtà non lo erano. Introduzione di varianti che hanno solo complicato la realizzazione del nuovo porto. Per ogni ostacolo è stato individuato un nemico e un complotto, mettendo una categoria contro l'altra. Mai l'autorità portuale ha ammesso i propri errori e alla fine si è creata solo confusione e sfiducia. Così, il presidente di Confindustria Ottolenghi ha aperto oggi il convegno dedicato allo studio di Nomisma sul futuro del porto, commissionato dall'Associazione degli Imprenditori. Uno studio che continua a mettere al centro della vita futura del porto l'approfondimento del Candiano, ma che offre quattro possibili variabili diverse a seconda della funzione che ravvenne la riforma delle autorità portuali daranno al porto stesso. Quattro opzioni che si diversificano rispetto ai volumi di sedimenti da dragare e poi da ricollocare, utilizzando le casse di colmata a mare, le casse a terra, da ritenere come via preferenziale. Un impianto di trattamento, la cui realizzazione diventa indispensabile, ed eventualmente anche un trasferimento fuori Ravenna o un innalzamento delle banchine, considerando solo nell'opzione di escavo maggiore le casse di colmata attualmente sotto sequestro da parte della magistratura. Sempre più i ritardi che si sono accumulati e le contraddizioni che a nostro avviso sono manifestate stanno mettendo il nostro porto in una situazione competitiva molto, molto difficile, e il senso di questo si comincia a percepire nei traffici che sempre di più sono traffici residuali rispetto a porti con pescaggio migliore. Per questo abbiamo chiesto a Nomisma di fare uno studio sulla situazione, l'abbiamo chiesto in realtà all'inizio dell'estate, quando il tema era ancora cercare di capire se c'era un'unica soluzione possibile, come sosteneva l'autorità portuale, o se vi erano alternative. Quindi il primo scopo dello studio è valutare se ci sono alternative e indicarne alcune, e questo naturalmente lo fa. E lo studio, a nostro avviso, diventa anche uno strumento molto utile per i prossimi mesi di attività, perché analizza un certo numero di scenari di escavo possibili, analizza nell'ambito delle aree che sono già state oggetto di studio o di preventiva autorizzazione quelle più opportune per il posizionamento delle sabbie e fornisce quindi un menu di possibili soluzioni attuabili in tempi più o meno lunghi per la realizzazione del progetto. Il dragaggio dei fondali non è l'obiettivo, noi l'abbiamo scritto nel nostro rapporto, lo abbiamo ripetuto nelle varie circostanze, ma deve essere lo strumento funzionale all'obiettivo. L'obiettivo è quello invece di far crescere il porto di Ravenna e quello di farlo posizionare ai massimi livelli della portualità italiana ed europea. E su questo abbiamo cercato di concentrare le attenzioni, e da queste sono derivate anche le soluzioni per i dragaggi, che devono essere funzionali alla vision del porto. Sulla vision del porto c'è bisogno di fare un approfondimento, c'è bisogno di capire quali sono i driver su cui puntare, qual è la vocazione futura del porto, e su questa capire qual è il livello di profondità dei fondali e adottare le specifiche tecniche conseguenti. Per quanto riguarda il tema dei dragaggi, noi siamo partiti da una rassegna della documentazione ufficiale che è stata proposta, abbiamo fatto un lavoro certosino di isolare quelli che sono i contenuti tecnici dei singoli progetti per cercare di costruire degli scenari. Ne abbiamo tirati fuori quattro che, a seconda appunto dei vari livelli di approfondimento, implicano delle soluzioni tecniche. Ogni scenario è composto da varie opzioni che hanno come priorità le casse a mare piuttosto che un mix di soluzioni, laddove noi pensiamo che non esista una soluzione che di per sé sani il problema dell'insabbiamento dei fondali, ma deve essere fatto un lavoro molto attento, molto scrupoloso, per cercare il giusto mix di soluzioni. E attraverso un lavoro che comunque metta d'accordo le istituzioni, perché non esiste una soluzione che di per sé sia già pronta che possa essere adottata. C'è bisogno che le amministrazioni, con i propri documenti di programmazione, inseriscano le giuste soluzioni per l'approfondimento dei fondali, che le proprietà dei terreni facciano anche loro un passo in avanti e che tutti insieme si possa risolvere questo problema che sta un po' incastrando lo sviluppo del futuro porto di Ravenna. E quindi noi pensiamo che le 14 opzioni che abbiamo provato a descrivere nel nostro lavoro siano una chiara rappresentazione di come lo strumento esista, come gli strumenti esistano. Quello che è necessario fare è capire quali sono gli strumenti migliori.